Grazie Presidente. Questa interpellanza è sulla mancata ricezione dei canali televisivi RAI in Vallestura. Allora, la questione è la seguente. Gli abitanti della Vallestura pagano regolarmente il canone RAI come tutti noi, soltanto che hanno accesso, hanno la possibilità di vedere solamente i tre canali classici della RAI più RAI News. E quindi gli è precluso tutto il pacchetto invece che dovrebbe essere incluso all'interno del canone stesso. Allora, è a distanza di quasi 6 anni dal passaggio definitivo al digitale terrestre che i cittadini residenti in Vallestura e più precisamente nei comuni di Campo Ligure, Masone e Rossiglione, pur pagando regolarmente il canone RAI, ricevono appunto solamente RAI 1, RAI 2, RAI 3 e RAI News. Ma visto che il pagamento del canone televisivo dà diritto alla ricezione anche dei seguenti canali, Rai Sport 1, Rai Sport 2, Rai Gulp, Rai Yo-Yo, Rai 4, Rai Movie, Rai Premium, Rai 5, Rai Storia, Rai HD, considerato che anni or sono, in diverse occasioni, con svariate iniziative, le amministrazioni locali e i circa 13.000 abitanti della valle hanno sollecitato la Regione Liguria, la RAI presso la sede Ligure e Rai Way, senza mai ottenere nessun tipo di riscontro. Considerato che, inoltre, nel 2013 e nel 2014 una buona parte delle forze politiche che all'epoca era in minoranza, ma che oggi è tra i banchi, siede tra i banchi di maggioranza e quindi compone anche la giunta di questo governo regionale, si sono presi a cuore questa problematica discutendo atti in consiglio regionale e proponendo un tavolo di lavoro a livello nazionale per portare l'argomento in conferenza Stato-Regioni, in conferenza delle regioni. Allora, preso atto che, nonostante le azioni sopra elencate, la situazione è rimasta invariata, suscitando nei cittadini un senso di impotenza e di ingiustizia, non potendo usufruire appieno del servizio RAI, che la RAI dovrebbe garantire, come tutti gli altri cittadini italiani. Quindi noi interpelliamo la Giunta e l'assessore competente per conoscere i motivi per cui la Regione non si sia più impegnata e non abbia più promosso le istanze dei cittadini della Vallestura per risolvere questo problema. Grazie. Grazie, collega Salvatore. Risponde per la Giunta l'assessore Berrino. Prego, assessore. Intanto ringrazio gli interpellanti perché è la prima volta che rispondo in questo Consiglio come assessore alla tutela del consumatore. Adesso ho capito anche perché è arrivata a me questa pratica, questa interrogazione. Devo dire che da quando siamo stati nominati, quindi da luglio 2015, è la prima volta che sento parlare di questa problematica, se no sarei intervenuto ben prima. E mi dispiace perché è una di quelle cose fastidiose per chi la subisce, perché è chiaro che dà fastidio non poter avere la stessa scelta di canali che hanno tutto il resto della popolazione ligure o quasi, perché non è l'unica zona d'ombra che è presente in regione Liguria. Quindi all'ultimo quesito rispondo subito: non ho fatto nulla prima perché non sapevo di questa problematica, perché non mi è stata portata all'attenzione precedentemente. Di questo mi dispiace, ma nel corso della risposta poi vi dico anche cosa intendo fare. È chiaro che la soluzione del problema non è di competenza di Regione Liguria, che però può attivare quella persuasione morale, come si dice in italiano, affinché chi invece è competente, quindi il Ministero delle Telecomunicazioni e la RAI, dello sviluppo economico, dove sono entrate a far parte le telecomunicazioni e la RAI, nella parte che riguarda l'ispettorato territoriale della Liguria, mettano a punto quelle soluzioni tecniche che sono possibili, e me le hanno anche scritte. Cioè i ripetitori sono equipaggiati ad oggi solo con l'impianto MUX1, che consente la ricezione, come è stato detto, di RAI 1, RAI 2, RAI 3, RAI News 24, mentre invece per la ricezione programmi, dei canali tematici RAI Sport, RAI Gulp, RAI Movie, RAI Premium, eccetera, eccetera, che sono stati ben elencati, i ripetitori devono avere un'estensione con impianto MUX2, MUX3, MUX4. Tale estensione però può essere autorizzata solamente dalla RAI attraverso un mandato conferito a Rai Way,
perché detiene che è la società che detiene la proprietà delle infrastrutture e degli impianti per la trasmissione e la diffusione televisiva e radiofonica dei canali RAI, appunto. È chiaro che la risposta semplice sarebbe: i cittadini dovrebbero rifarsi a Rai Way e al Ministero dello Sviluppo Economico. Mettiamoci qualcosa di più, facciamo sì che il mio assessorato, come assessorato alla tutela del consumatore, scriverà una lettera sia a Rai Way che al Ministero per chiedere i motivi per cui finora, visto che sono venuto a conoscenza questa mattina che la problematica risalente nel tempo, nulla si è fatto per risolvere il problema, e soprattutto se c'è la volontà e quali sono le tempistiche per dotare i ripetitori esistenti coi tre supporti tecnologici che ho prima elencato. Vi farò sapere poi le risposte eventuali sia del Ministero che di Rai Way. Grazie Assessore, ci sono repliche da parte del proponente, prego collega Salvatore. Grazie, bene, siamo soddisfatti della risposta dell'Assessore Berrino, che quindi si fa carico di questo problema e si preoccuperà di ottenere delle risposte da tutti gli enti competenti che possono risolvere la problematica qui esposta. Però consentitemi alcune considerazioni anche di natura politica, perché tra i consiglieri regionali che già portarono in consiglio, in quest'aula, la problematica attraverso atti, c'era anche colui che fino alla settimana scorsa presiedeva il nostro consiglio, l'aula del consiglio, cioè il consigliere Bruzzone, che adesso è passato a senatore, e che aveva portato questa problematica, quindi in aula con le medesime questioni che abbiamo elencato nelle premesse. Allora, e c'era anche un esponente peraltro di Forza Italia, Melgrati, che aveva sollevato questa cosa. Quindi ci sembra abbastanza curioso che nessun membro della maggioranza, visto che tra l'altro uno dei consiglieri che era eletto allora era eletto anche fino a una settimana fa e quindi ha avuto quasi 3 anni di tempo per poter comunicare con la sua giunta, non avesse informato prima l'assessore competente che deve tutelare appunto i diritti e gli interessi dei consumatori. Questa è una cosa davvero abbastanza imbarazzante, è un problema che deve sicuramente essere preso in considerazione per qualsiasi genere di valutazione. Ne approfitto per informare l'assessore Berrino che è vero, sicuramente c'è la possibilità di questa implementazione tecnologica di cui parlava, ma esiste una condizione un po' singolare che riguarda altri canali televisivi di altre reti ben minori rispetto alla RAI. Parlo di Teleturchino, Telemasone e Rete Vallestura, che riescono a irradiare il segnale laddove non arriva un colosso come la RAI. Quindi è abbastanza singolare questa faccenda, magari anche questo può essere oggetto delle osservazioni da inviare alle autorità competenti, anche quelle della RAI, perché insomma il problema pare che possa essere risolvibile anche in tempi abbastanza brevi nel momento in cui si va a sbloccare questa problematica. Ringraziamo quindi l'assessore dell'impegno preso e torneremo quindi anche sul tema continuando a monitorare questa problematica. Grazie.